Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura le dimissioni di Giorgio Napolitano da Presidente della Repubblica dopo quasi 9 anni di mandato. Questa mattina la firma e la lettura in aula alla Camera da parte della Presidente Laura Boldrini. La Presidenza della Repubblica è ora passato alla seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, che la conserverà fino alla nomina del nuovo Capo dello Stato. Ora si è aperta ufficialmente la corsa per l'elezione del nuovo inquilino del Quirinale. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari di maggioranza, la prima votazione del Parlamento in seduta comune integrato dai rappresentanti delle regioni per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica dovrebbe tenersi alle ore 15 del prossimo 29 gennaio. Dallo Yemen, il leader di Al-Qaeda rivendica l'attentato alla redazione del Charlie Hebdo. L'attacco è stato sferrato su ordine del leader Ayman Zawahiri, proclama la rete terroristica, che poi minaccia nuove tragedie e terrore. Intanto le autorità hanno identificato un quarto uomo della strage, complice dei fratelli Quashi e di Amedi Koulibaly. Gli agenti sono risaliti a lui da un mazzo di chiavi di uno scooter ritrovato nell'appartamento di Koulibaly. A quanto riferito dal quotidiano Le Parisienne, l'uomo potrebbe essersi già rifugiato in Siria. Cambiamo argomento. Il presidente russo Vladimir Putin domani incontrerà il leader venezuelano Nicolas Maduro a Mosca. Lo fa sapere il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Sul tavolo dell'incontro la situazione del mercato internazionale del petrolio, che da settimane sta attraversando continui ribassi sul prezzo al barile, attualmente attorno ai $45. La crisi dell'oro nero si sta ripercuotendo negativamente sulle economie di Russia e Venezuela. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna alle 17:30 circa. Vi auguro una buona serata.